Sì, grazie, grazie Luca per la linea in compagnia del presidente degli amatori Pescara Carlo Di Fabio. Conferenza stampa, direi, presidente, che ha fatto rumore. Sono scarico, lascio fino al termine della stagione, manterrò però gli impegni, sono un tifoso di questa creatura. Ma sicuramente sì, fino a fine anno è doveroso che io, ma poi anche tutta la dirigenza, mantenga assolutamente gli impegni presi. Anzi, a febbraio è stato rilanciato negli investimenti, avendo fatto mercato, avendo fatto arrivare due giocatori di cui peraltro siamo molto contenti. Siamo a metà del film, io e tutti quanti vogliamo, tutto l'ambiente vuole vedere com'è il finale di questo film. Quanto è inciso però l'epilogo maturato in Coppa Italia? Questa decisione. Ma l'epilogo maturato in Coppa Italia è un po' la ciliegina sulla torta. Io credo sinceramente che la mia presidenza possa precludere, proprio possa essere quel sassolino d'ostacolo perché questa società vinca e ottenga i risultati che meriti. Quindi è giusto che qualcuno che abbia in questo momento più energie di me, più forza di me, raccolga questo testimone e lo porti, diciamo, ripeto, dove l'intera città, l'intero mondo amatore, l'intero mondo del basket, spero regionale, speri che arrivi. È proprio una mia scelta personale, io sono arrivato un pochino scarico a questo finale di stagione, non voglio fare polemiche con nessuno, magari ci potrei anche provare, ma non ne vale più la pena. Proviamoci. No, dai. No, perché visto che ci siamo, quale occasione migliore, Presidente? Mi vuoi far dire, l'ho già detto prima, se qualcuno, cioè nello sport ci sono regole non scritte che prevedono anche che fortuna e arbitraggi si riequilibrino. Io credo che noi siamo assolutamente proprio sperequati, credo di essere a credito con... proprio in maniera enorme. Nello sport non dovrebbe, ma probabilmente conta anche la politica. Sicuramente Pescara non ha quel peso che possano, mi viene da dirti anche giustamente, avere altre piazze, e quindi questa cosa non l'accetto, non la condivido. Ripeto, a Porto Sant'Elpidio è soltanto successo quello che vedo da tempo. Siamo stati, nostra partita, il nostro risultato sportivo è stato pregiudicato gravemente dall'arbitraggio, e quindi poi andare contro le montagne, insomma, ci si scontra e ci si fa male. Qui, diciamo così, in estrema sintesi, Carlo Di Fabio è nauseato da questo mondo, da questo sistema, da che cosa in particolare? Ma guarda, questo, adesso dire nauseato, dopo magari mi fai squalificare se già non l'hanno fatto. Ripetutamente. Sicuramente da Agropoli a Montegranaro, alla Coppa Italia, a tanti episodi subiti quest'anno, perché noi a Bisceglie avremmo da fare delle recriminazioni enormi sulle partite importanti in casa, giocate con Chieti e Sansevero, le potremmo fare altrettanto, tranne che con Corato, non faccio fatica a dire che in un certo senso gliel'abbiamo rubata. Per il resto siamo assolutamente a credito con la fortuna. A Pescara io non mi ricordo un arbitraggio casalingo da forse un paio di campionati, quindi questo per quel poco che può contare fa anche la differenza. La promozione è ancora possibile secondo lei? Ma assolutamente sì, la squadra è competitivissima. A Porto Sant'Elpidio abbiamo visto gli altri competitor, non mi hanno fatto una grandissima impressione, nonostante noi mettiamo in campo delle forze e degli investimenti forse a un terzo di quello che fanno gli altri per vincere i campionati, e poi comunque ne vince sempre una sola. Noi ci presentiamo combattivi, agguerriti, l'allenatore è contento, la squadra è motivata, ci sono tutte le caratteristiche, tutte le componenti per poter lottare fino alla fine come questo gruppo e soprattutto questa società si merita. Tornando a parlare di basket, domenica contro Campli in casa, Campli sta vivendo una stagione particolare, definiamola così, però nello sport mai dire mai, massimo rispetto per gli avversari. Assolutamente sì, una stagione travagliata quella dei campesi, però nel corso della stagione i gap con le altre squadre sono diminuiti in domenica, stanno facendo le partite importanti, complimenti al loro gruppo, hanno perso anche dei giocatori durante la stagione, ma sicuramente partita da prendere con le molle, perché non si può regolare niente a nessuno, nello sport bisogna sempre stare attenti e non sottovalutare nessuno. Difficile però immaginare amatori basket senza Carlo Di Fabio, come faremmo senza le sue interviste?
No, perché da tra qualche mese, quindi poi vedremo, magari Rio Giancali mi prende da opinionista e così potrò esternare magari anche più liberamente il mio pensiero. Grazie a Carlo Di Fabio, presidente degli Amatori Pescara, è stato un piacere, grazie ancora, e la linea può tornare a te, Luca.